Io l'avevo detto, lo ritorno a dire, io l'avevo detto. In questo calciomercato mancava la scintilla. Appena c'è la scintilla, questo calciomercato può completamente esplodere. E fra ieri sera e oggi la scintilla c'è stata. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che ci sarà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Voi andate a vedere la notifica e andate a controllare il contenuto che vi stiamo portando. Precisiamo una cosa. A me mi interessano tanto avere la vostra opinione. Avere la vostra opinione è importante per vedere seriamente se posso, se i contenuti che faccio piacciono oppure no. Per questo vi chiedo per favore di scrivere sotto i vostri commenti, positivi o negativi. E mi raccomando, mettete un mi piace che per voi è gratis, per noi è davvero importante. Facciamo questo percorso della scintilla. Ieri sera c'è stata la partita, l'abbiamo visto tutti, fra la Juve A e la Juve B, fra la Juve e la Next Gen, come lo volete chiamare voi, partita tranquilla, partita bella. Improvvisamente, dopo la partita, Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio escono con questa bomba. Il Chelsea chiude la trattativa per lo scambio fra Vlahovic e Lukaku, che per il Chelsea non si deve fare. Poi andiamo a capire perché il Chelsea valuta Vlahovic 65 milioni per questo, da 40 Lukaku più 25. La Juve dall'altra parte dice che per lei Vlahovic vale. Se Holland è stato venduto 85 milioni per Vlahovic, che è nettamente più forte, la Juve lo vale 80 milioni. Su questa trattativa la Juve era riuscita anche ad arrivare a 35, ad abbassare la richiesta a 35, ma il Chelsea non l'ha aumentata a 25 e il Chelsea ha deciso di chiudere questa trattativa. Perché il Chelsea fa questo ragionamento? Perché per il Chelsea dice: io vendo Lukaku a 40 per me è una perdita, perché io lo potevo vendere tranquillamente in Arabia Saudita, che mi avevano fatto un'offerta da 65 milioni di euro, io ci perdo. Poi giustamente la Juve dice: a me che mi interessa che l'Arabia Saudita te lo vuole comprare a 65, venditelo all'Arabia Saudita a questo punto, venditelo al campionato arabo. Però c'è un'incognita, che Lukaku non vuole andare in Arabia Saudita. Sembrava che ieri la trattativa è crollata, si è spenta come si è accesa. Questo non vuol dire che Lukaku non possa tornare alla Juve o Vlahovic possa essere venduto. Questo vuol dire che se arriva un'offerta da 80 milioni per Vlahovic parte. Poi, come abbiamo capito, dipende anche la squadra con cui la fa. Se a Vlahovic l'offerta veniva fatta dal Real Madrid o da Paris Saint-Germain o dal Manchester United, Vlahovic ci andava, parliamoci chiaro. Dobbiamo essere. A me piace essere onesto con voi. A me mi piace essere onesto con voi. Lukaku, perché vuole venire solo in Italia? Perché capisce che solo nel campionato italiano può fare la differenza. Perché sennò a questo punto, con 40 milioni, essendo che ci sono squadre come Bayern Monaco, Real Madrid e non so quante altre squadre in Europa che cercano una prima punta, a 40 milioni tutti si fiondavano su Lukaku, ma Lukaku forse a 30 anni ha capito che l'unico campionato che può fare la differenza è quello italiano. E allora precisiamo le cose, dobbiamo dirle come stanno le cose. Per il Chelsea quella trattativa al momento è bloccata, al momento è bloccata. Poi si può riaprire in qualunque altro momento. Per esempio, se domani o pomeriggio o stasera il Chelsea chiama e dice alla Juve: vabbè, Lukaku più 40, Vlahovic al Chelsea. Poi deve essere Lukaku a trovare l'accordo con il Chelsea. Ma la scintilla dominante di oggi qual è stata? Oggi, sempre fra Fabrizio Romano e poi ripreso da tanti altri giornali, dicono che
Il Bayern Monaco ha trovato l'accordo col Tottenham per Harry Kane per 110 milioni di euro. 110 milioni di euro, un giocatore over 30, fra un anno di scadenza, il Bayern Monaco lo va a pagare 110 milioni di euro. Quando ho dovuto sentire da Rummenigge, da altri dirigenti del Bayern Monaco fa la morale alla Juve quando per un over 30 ha deciso di spendere 100 milioni. Quando ha deciso di spendere 100 milioni per un over 30, quell'over 30 si chiamava Cristiano Ronaldo, mi sono sentito fare la morale da alcuni dirigenti del Bayern Monaco a dire che la Juve è pazza che per un over 30 spende quella cifra. E io allora a questo punto, essendo che non sono un moralista, dovrei dire, allora il Bayern Monaco è pazzo a spendere 110 milioni per un attaccante che andrà a scadenza, un over 30. Però lì va bene, lì la morale del Bayern Monaco si fa solo per colpire alcune squadre, oppure, fra virgolette, alcuni giornali italiani vanno su alcuni personaggi per fare buttare sempre merda sulla Juve. Per me non era una follia prendere Cristiano Ronaldo a quella cifra e per me non è una follia ora prendere Harry Kane a quella cifra. Perché se tu pensi che Harry Kane è l'attaccante, è il giocatore che ti possa fare quel salto di qualità, quel giocatore che oltre alla Bundesliga si è arrivato a 11 campionati consecutivi vinti, però a vincere la Champions, allora è un'operazione che devi fare. Consapevole che un domani Harry Kane non sarà più vendibile perché arriverà a un'età avanzata che nessuno andrà a spendere soldi. Poi, se questa offerta si chiude, non lo so, però c'è l'accordo fra Tottenham e Bayern Monaco. Altra cosa importante, Harry Kane aveva detto che voleva sapere il suo destino entro l'inizio del campionato. Il suo destino entro l'inizio del campionato è fatto, è stato deciso. Alcuni dicono che ancora si deve trovare l'accordo fra Harry Kane e il Bayern Monaco, ma io penso che se il Bayern Monaco ha puntato tutta l'estate su Harry Kane, non penso che aspettava solo l'accordo col Tottenham per trovare l'accordo col giocatore. Col giocatore, secondo me, ha già l'accordo e questa può essere una scintilla. Perché può essere una scintilla? Perché ora il Tottenham ha 110 milioni di euro e li può andare a investire sul mercato. E come li può investire sul mercato? Ecco perché ora molte squadre italiane devono stare attenti. Perché? Perché essendo che a quei 110 milioni li può investire su Lukaku, se Lukaku decide di andare a giocare al Tottenham, il Tottenham ce l'ha 40 milioni in contanti a pagare subito al Chelsea. E altrettanto può essere l'Inter, perché l'Inter sta seguendo Teremi del Porto, e un'offerta del genere con i soldi che ha il Tottenham si può andare a prendere Teremi. Su Vlahovic penso che non ci sia partita, perché se Vlahovic aveva qualche dubbio di andare al Chelsea, perché fra andare al Chelsea e restare alla Juve, decide di restare alla Juve. È la stessa identica cosa col Tottenham. Secondo me col Tottenham non c'è nessuna speranza che possa andare al Chelsea, al Tottenham e possa restare alla Juve. Però occhio a Teremi, scusate, e a Balogun per l'Inter, perché a quel punto il Tottenham si può fiondare su questi due giocatori. Poi è su Lukaku, se Lukaku decide di restare in Premier. Ma la notizia più grave, mi spiace, e spero che possa guarire prestissimo Courtois, perché Courtois si è rotto il crociato della gamba, sarà operato e molto probabilmente finirà qui la stagione. E Real Madrid si butta sul mercato dei portieri. Il nome principale che viene fatto è il giocatore più illustre in questo momento svincolato, De Gea, ex Manchester United. Il Real Madrid si può fiondare su di lui, che lì non deve trattare con nessuno e pagare solo l'ingaggio,
oppure può andare su un vecchio pallino dell'Inter che era Trubin dello Shakhtar Donetsk, però qui Trubin sta trovando l'accordo quasi chiuso col Benfica, però sinceramente se chiamerà il Madrid, con tutto il rispetto del Benfica, io vado al Real Madrid. Ma ancora ci sono altri portieri, però perché io dico occhio ora al Real Madrid sul calciomercato dei portieri, perché si può buttare sul portiere della Serie A e i due portieri più che possono piacere più di tutti al Real Madrid sono Umaña del Milan, che per il Milan è considerato incedibile, però per portare Magna, e Magna lo mettiamo anche nell'orbita Bayern Monaco, che è Bayern Monaco senza portieri, però in questo momento Bayern Monaco per Magna lo metto un po' indietro, perché se andate a spendere 110 milioni, non penso che va a spendere 80 milioni, 90 milioni per Magna. Il problema è proprio questo: Magna, tu devi spendere quasi 90 milioni, perché come abbiamo capito, il Manchester United o il Tottenham, non so chi, o il Newcastle, aveva offerto 80 milioni per Magna, ma il Milan aveva detto di no, doveva essere un'offerta più alta. Ma occhio alla Juve, perché occhio alla Juve, perché a quel punto Ancelotti può andare su Szczęsny, è un portiere che Ancelotti gli piace, è un portiere che può dare sicurezza, è un portiere che tu con 12 milioni e un contratto basso per gli standard del Real Madrid lo può portare a casa. E a quel punto la Juve, se riesce a vendere Szczęsny, si può fiondare su Mbappé, scusate, su Gigio Donnarumma. Ma l'altra notizia che io oggi ho detto che è solo la scintilla che il calciomercato aspettava, la scintilla è quella: Mbappé e Paris Saint-Germain sempre più è ferri corto. Oggi Mbappé ha ufficializzato al Paris Saint-Germain che non ha intenzione di rinnovare, anzi ha detto che nel 2024 se ne va, e a questo punto il Paris Saint-Germain ha davvero poco tempo, a meno di 2 settimane. Se il Paris Saint-Germain vuole guadagnare qualcosa dalla cessione di Mbappé, lo deve vendere entro 2 settimane, altrimenti c'è il serio rischio che o di venderlo a prezzi di saldo a gennaio, cioè a 80, 50, 60, e sarebbe, con tutto il rispetto, con le cifre folli che ci sono in questo momento, vendere Mbappé a 50, 60 milioni è una bestemmia, oppure c'è il serio rischio di perderlo a zero. Ci saranno 2 settimane fondamentali. E soprattutto in questo momento il Real Madrid, essendo che ha sempre il sogno Mbappé, ha sempre il sogno Mbappé, andrà a investire una cifra folle per il portiere. De Gea può essere l'uomo decisivo? Non lo so. Se io devo pensare, o Real Madrid che pensa di andare a prendere Mbappé, l'uomo giusto per andare a comprare è proprio De Gea. Perché tu non devi pagare solo l'ingaggio, ma il problema è che De Gea, perché non gli è stato rinnovato il contratto al Manchester United, perché in questi ultimi 2 anni sono state più le papere che le parate da cecchino. Signori miei, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao!